Uomini e donne oggi, Paolo sempre più confuso, Sabrina in difficoltà. Oggi uomini e donne, Paolo e il bacio con Angela, Sabrina litiga con Nicolò Fabbri. Torna in onda il trono classico. Oggi a Uomini e Donne si parla di Paolo e Sabrina, facendo anche presentare alcuni ragazzi arrivati per l'appuntamento al buio. Si parte dalle esterne di Crivellin. Con Chiara va bene, lui rivela di essersi trovato a suo agio e a fine uscita non mancano dei teneri abbracci. Con Giorgia c'è un po' di tensione. Lui lamenta il fatto che lei non faccia niente, ma alla fine non riesce a trattenersi e la riempie di tanti e piccoli bacini. In ogni caso, il tronista si trattiene e non la bacia sulla bocca proprio perché vorrebbe vederle fare qualcosa in più. In studio, la maggior parte delle persone crede che il ragazzo si trattenga un po' troppo e agisca solo di testa. Viene poi trasmessa all'esterna con Angela. Festeggiano insieme i 24 anni di lei e poi arriva un gran bel bacio. La corteggiatrice rivela anche di non volerlo vedere uscire con altre ragazze. Oggi, però, Paolo ammette di aver notato due ragazze arrivate in studio per l'appuntamento al buio con Nicolò Brigante. Crivellin spiega che per ora, nessuna delle sue attuali corteggiatrici gli ha dato quel qualcosa in più di emozionale per poter scegliere. Si passa poi alla presentazione di alcuni dei corteggiatori arrivati per Niloufar e Sara. Le due vogliono sentire Giordano, Lorenzo e Andrea. Intanto, Paolo torna a dire di voler conoscere alcune delle nuove ragazze. Nicolò trova il suo collega un po' pesante, mentre Angela non è affatto contenta di come si sta comportando il tronista. Uomini e donne, trono classico, Sabrina Ghio discute con Nicolò Fabbri. Passando al trono di Sabrina Ghio, la ragazza è uscita in esterna solo con Nicolò Fabbri, unico corteggiatore rimasto per lei. I due discutono. Lui in esterna le dice che non è disposto ad aspettare per sempre e per questo le dà circa 2 settimane di tempo per fare la sua scelta. Intanto, in studio c'è un amico di Ragnolo che cerca di difenderlo.